Buongiorno fanciulli, buongiorno fanciulle. Allora, inquadriamo prima la situazione, poi qualche chiacchiera tra noi, velocissima, e partiamo. Allora, tu e lui tornerà? Cosa c'è a livello karmico tra voi? E andiamo a chiedere alle carte se c'è questo ritorno. Ma la donna ufficiale, come vanno le cose? Ma lei aveva scoperto, sospettato, sospetta. E quella volta che magari ci fu quella prima chiusura, o la chiusura che state vivendo, perché ovviamente la situazione può essere diversa a seconda del caso, non è che lei ha scoperto e la chiusura è connessa proprio a questo fatto? Ovviamente ricordate sempre che una stesura collettiva può parlare a più persone perché il punto di partenza è diverso e quindi il chilometraggio finale dopo questo percorso non sarà uguale. Quindi non temete se deve giungervi una risposta in tutto il video, una parte del video, una sincronicità, quando al momento le cose accadono, bisogna essere però percettivi, aperti anche a leggere tra le righe e a lasciare che le carte in qualche modo possano risuonare con noi. È pur sempre un video generale di conseguenza generico, ma se volete approfondire in maniera mirata ci sono sempre consulti personali, ma fate attenzione a chi vi contatta a nome mio, non sono io, quelle sono truffe. Le mie pagine reali social seguono zero persone, quindi TikTok, Instagram, Facebook. E l'unico modo per entrare in contatto è l'email tarocchiviaggioalchemico@gmail.com. Cos'altro? Metto le carte al dritto, le interpreto per come si danno, parlo come fosse un uomo verso una donna solo per convenzione. Se vi va, lasciate commenti, mi piace interagire con voi. Ricordate che comunque è un momento ludico e spero di farvi compagnia. I miei grazie, lo ripeto, nei vostri confronti sono sempre meno come numero e quantità rispetto a quelli che meritereste. Però ve lo ricordo e quindi nel mio cuore sono molti di più. E se vi va di aiutarmi a far crescere il canale, vi ricordo che qui su potete cliccare per l'iscrizione e se volete anche le notifiche, cliccate la campanella, altrimenti no. E poi così gossip, banalità, chi mi ha scritto come mai ho le mani con le unghie più corte perché notate tutto, mi fa piacere, è solo perché sto cercando di imparare a suonare la chitarra. Non è detto che io ci riuscirò mai, però diciamo che mi è stata imposta questa cosa. E bene, direi che possiamo cominciare da una domanda karmica. Cerchiamo di comprendere cosa c'è tra te e lui a prescindere da questa incarnazione, o tra te e lei, ovviamente, perché noi non siamo solo questa incarnazione e quelle già vissute, ma anche tutte le incarnazioni che vivremo. Quindi partiamo proprio con le carte di Osho, che io adoro per la domanda karmica, credo che siano uno dei mazzi più interessanti. Poi va detto anche che effettivamente alcuni mazzi che io ho in collezione non li utilizzo per i consulti, ma ci sono dei mazzi davvero molto molto belli che prima o poi, magari un giorno vedrai, magari pubblicherò qualcosa e vedrai ovviamente sul canale. Andiamo a vedere te e lui, dinamica karmica fra voi due. Qui le carte sono elettriche e dicono che c'è qualcuno che pensa, profondamente connesso, non si può muovere, guarda il lucchetto dalla sua parte, così come la catena. Ogni qualvolta abbiamo una concatenazione, l'elemento ci richiama proprio la connessione tra cause ed effetti. D'altronde, in questo mazzo dovesse venire fuori la carta dell'imperatore, è una carta con un ribelle che spezza una catena che è proprio lì alla caviglia. Vediamo quello che viene fuori, però sicuramente c'è una tensione emotiva, empatica e di pensiero che porta qualcuno che non si sente ancora all'altezza per poter superare quella grata, e fino a quando ci sono delle grate, l'elemento fa pensare anche alla condanna, la condanna a qualcosa che stiamo scontando e quindi ad un karma irrisolto. Però c'è una persona, c'è un'anima che in purezza, il bambino. Cosa fa? Guarda, no, vabbè, ma le carte già sono bellissime. Allora, a parte che il 4 indirettamente un po' ci connota questo personaggio come lui e non come te. C'è una cornice grigia che blocca la possibilità di un movimento che non necessariamente è una fuga, non si può fare nell'oggi, ma è un rimandare. Lui malinconico che osserva e porta addosso i colori di quella che è una speranza, perché questo è il futuro, non è il passato, e lui sta guardando proprio dei colori. Vediamo meglio. Quindi una persona che
che pensa profondamente e cerca, osservando e scrutando l'orizzonte, la propria anima gemella. No, vabbè, come potevo non tirar fuori questa carta che praticamente è volata dalle mie mani? Ed è una sequenza spettacolare, perché la persona che guarda, confermiamo che potrebbe essere lui che cerca te. I corpi separati e la distanza, lo spirito e i corpi sottili più vicini, è come se noi stessimo guardando la seconda carta, ecco, quella prima di questa, e l'ultima, la terza, venisse a dirci: ma guarda che lui è costantemente connesso con te ed è solo questione di tempo. Certo, il fattore tempo può essere anche il fattore più difficile da sopportare, proprio perché rispetto a un discorso di materia legata ad una temporalità racchiusa in un tot di anni, lo spirito va oltre quella temporalità e quindi quello che potrebbe non accadere in questa incarnazione magari si darà nell'incarnazione futura. Ovviamente andiamo a vedere anche se questo ritorno è qualcosa che avverrà in questa specifica incarnazione, cercando di intuire i tempi. Però una cosa è certa: se volessimo trovare degli elementi che fanno pensare a delle anime gemelle, sicuramente la carta della proiezione questo ci dice. È vero che noi proiettiamo quello che siamo, quindi a volte si dice, no, che non ci piace di quella persona qualcosa che in realtà è un aspetto nostro che stiamo proiettando. Però quando una persona ci piace, al contrario, non cambia il discorso. Noi stiamo proiettando un aspetto nostro e se ci torna indietro come amabile, vuol dire che nell'amare l'altro noi riconosciamo che l'altro è riflesso del nostro volto. Quindi, persona che in questo momento non sta affatto bene, fiuta una primavera che vi aspetta e quindi qualcosa che da dentro deve manifestarsi fuori. Lui che è bloccato in questo dentro, questa grata, la condizione anche attuale, l'impossibilità di raggiungerti e di connettersi con quel qui e ora che potrebbe rendere congruente il sentire con il desiderio e il senso di colpa che si porta appunto dentro e che non lo abbandona perché si può andare ovunque, ma è nella propria testa. Puoi tappare le orecchie, ma lo senti ugualmente, chiudi gli occhi, ma lo vedi. È anche un senso di colpa, probabilmente rivolto a sé, perché potrebbe aprire il lucchetto, spezzare la catena e incamminarsi. Quindi questa persona ti sta pensando, crede di aver sbagliato, probabilmente non si può muovere. La connessione karmica fa capire che la tensione emotiva che vi fa tendere l'uno verso l'altra è fortissima e in questo caso ce l'ha con se stesso. Lui che cosa prova e che cosa pensa in questo momento verso di te? Lui cosa prova e cosa pensa in questo momento verso di te? Anela all'abbondanza, al sentimento, alla libertà, a superare l'ostacolo, al trovarsi al di là del problema. E in questo caso abbiamo un vissuto interiore più che chiaro. Lui non ha dubbi circa i suoi sentimenti, è che li deve nascondere. Allora, la celebrazione, che poi è un tre di coppe, che ci dà persone che tendono a condividere un momento bello, piacevole, a festeggiare, in questo caso abbondanza, sentimento, qualcosa che finalmente va a ristorare una terra arida, cioè affinché questa natura possa esplodere. Questi fiori qui stanno volando, cioè questi stessi fiorellini bianchi qui sono mescolati alle gocce di pioggia. Quindi lui spera che qualcosa possa avvenire all'esterno, quindi vorrebbe ritrovarsi in una situazione auspicabile, anche se non sa come fare, per attuarla, realizzarla e concorrere affinché ciò avvenga. E nel suo desiderio c'è quasi il sogno che dall'altra parte anche tu effettivamente stia pensando a lui. Lui vuole tornare da te, lui vuole cambiare radicalmente vita. Questa è la carta della morte, della trasformazione, del taglionetto. E qui stiamo spezzando proprio, tagliando una corda, una catena, e
E tutto quello che sembra essere andato distrutto si rinasce proprio da quel fuoco. È una leggerezza ritrovata che porta a superare qualsiasi ostacolo, perché con le ali si può andare oltre l'ostacolo stesso. Ora, lui che cosa prova nei confronti della donna ufficiale? Allora, coraggio di fare che, di guardare in faccia la realtà, guardare in faccia la realtà. E questa carta lascia affiorare anche dubbi, magari mettere in dubbio Buddha nel qui e ora e prendere consapevolezza, mettere in dubbio il rapporto ufficiale. Vediamo perché qui abbiamo la famosa terra arida e i fiori bianchi. Qui un'abbondanza, no, che sembra quasi tempesta, ma è un qualcosa di piacevole. La terra ha bisogno di questa tempesta ed è una tempesta interiore, minaccia tempesta, no? Questa condizione che poi nel momento stesso in cui apro gli occhi arriva la consapevolezza, ecco che le nubi si aprono e se le nubi si aprono e le nubi fanno da cornice, forse si apre anche la possibilità di andare oltre. Quindi lui che cosa prova per questa donna? E che dinamica karmica ha con questa donna? Cerchiamo di fare più domande mirate a tirar fuori elementi che magari non abbiamo neanche ipotizzato all'inizio del video. Andiamo a vedere cosa prova. Eccolo qui. La situazione attuale, ciò che lo ingabbia ed è questa necessità di tenere il controllo. Questa carta è interessante perché il controllo può essere anche l'essere controllati. Quindi devo avere un atteggiamento esteriore che però non corrisponde con quello interiore. Allora non sono un Buddha perché non sono congruente con lo stato d'animo. Quindi vivo in un anacronismo tra quello che accade fuori e mostro e quello che vivo dentro. Fino a quando non ho quella consapevolezza profonda che mi radica nel qui e ora e quindi non raggiungo quella serenità prima dentro che si manifesta fuori, io sono in una condizione di stress e di ansia. La cosa peggiore è che quella consapevolezza si vuole imporre, tant'è vero che nel senso di colpa mi tengo la testa e qui c'è qualcosa che sta per esplodere ed è proprio il terzo occhio che si fa più che evidente, nonché quella connessione animica forte che lo lega telepaticamente con te. E le mani sembrano proprio le mani del bambino che ha le grate e quindi allora è una prigione immaginaria perché vivendo nel mio mentale sto immaginando la mia stessa prigione o io stesso mi condanno ad accettarla. Quindi ora vediamo se si lasceranno, se finirà. Cerchiamo di comprendere questo, perché più che altro abbiamo un uomo che non è un rinunciatario, è un uomo che sta cercando di gestire una situazione molto complessa e che sente di non essere libero e quindi di non poter pretendere quella libertà. Però ribadisco, il lucchetto è dalla sua parte, quindi potrebbe essere l'attimo prima della consapevolezza, un attimo prima dell'illuminazione. C'è il buio, quindi si passa da un opposto ad un altro e tutto quello che non è accaduto in un giorno, sì, in un giorno, magari in un giorno, in un anno, potrebbe accadere in un'ora. Quindi andiamo a vedere innanzitutto se lui torna. Quindi facciamo questa domanda diretta. E se tra loro finisce, e poi indaghiamo circa il fatto che lei possa aver scoperto ed essere stata appunto la causa di quella chiusura allontanamento, però la risposta in parte già arriva. Sì, la situazione ufficiale è quella che mi chiude le non le ombre, le nubi, no? A chiudere, è come se la tensione richiamasse e accentrasse le nubi. Che invece nella carta appunto del Buddha, che raggiunge una serenità e una rilassatezza interiore ed esteriore, ecco che si aprono. Perché lascio andare, lascio scorrere, non trattengo, lascio che le cose siano. E nell'essere io sono, per citare Saint Germain. Quindi andiamo a vedere meglio. Quindi passiamo ad un altro mazzo. E chiediamo alle carte se ci sarà questo anelato, benedetto e sacrosanto ritorno da te da parte di questo uomo. Ci
Ci sarà questo ritorno? Ci sarà il ritorno di questo uomo? Innanzitutto riprenderanno le comunicazioni a distanza. Ogni arcano minore risente del significato dell'arcano maggiore corrispondente declinato nel seme e nel segno. Dico seme e segno perché si possono utilizzare anche le carte francesi, napoletane, eccetera, eccetera. Per dire, meglio le francesi in questo caso. Però abbiamo un 9 e quindi innanzitutto un'inclinazione caratteriale a sentire la chiamata e quindi a percepire un'intuizione che si può fare voce interiore. Inoltre lui deve trovare il coraggio di tirar fuori il fiore della carta di prima, una donna vestita di fiori che nel frattempo dall'altra parte aspetta ed è predisposta al suo ritorno, lo conosce bene e infatti sembra, no, una falconiera con il guanto e sta lì già pronta per accogliere l'eventuale notizia. Nel frattempo la carta dice non fermarti perché tu devi iniziare a raccogliere i frutti di quella che è la tua vita a prescindere da lui, quindi tu sei già in quell'abbondanza dove la terra restituisce tanto se la coltivi. Questa connessione potrebbe avvenire, è il desiderio è proprio quello, il desiderio di una persona che osserva da lontano e vuole partire, incamminarsi verso il proprio mondo e ti vede come la terra, cioè la terra promessa. Il mio ritorno è una promessa a te e a me, anche se non mi posso ancora muovere. È la terra promessa che darà frutto quando anche io troverò il coraggio di, no, muovermi e affrontare i miei dubbi. Quindi lui vuole tornare, assolutamente sì, è lì in finestra che guarda, però non si è ancora incamminato. Vediamo meglio. Al di là del fatto che lui voglia tornare e che il tutto si sbloccherà passando prima per una comunicazione e per un contatto, vediamo se avverrà realmente, perché magari c'è l'intenzione, ma poi all'atto pratico questa cosa non accade. Avverrà? Allora, deve iniziare a distanza anche lui a sintonizzarsi come diapason che risponde alla tua frequenza, e da qui la carta della proiezione, si sta già proiettando con il pensiero verso di te. Tu che cosa puoi fare per aiutarlo a creare il ponte, agganciarlo, mantenere alta la vibrazione? Perché la connessione telepatica tra voi funziona. Visualizza la migliore condizione possibile e i tuoi raggiungimenti, se c'è questa connessione animica, diventeranno piano piano anche i suoi. Se tu migliori, lo aiuti a migliorare. I suoi dubbi, che fino alla fine restano, e prima di poter muovere il piede e fare un passo, deve capire la direzione. Perché se segue entrambi i piedi non si dilania da sé e quindi i tempi sono funzionali. Infatti, la carta era rimandare, cioè la faccia triste che guarda e vede che c'è quell'abbondanza, quel campo colorato al di là della porta, della finestra. Ecco, rimandare dice: ok, ci sono delle tempistiche da rispettare. Queste tempistiche possono dipendere da voi oppure solo dal karma. Nel frattempo, tu però migliora, evolvi. Cresci, porta frutto perché siete connessi e quello che tu fai in parte riuscirà a fare anche lui. Ci riuscirà quindi a raggiungerti finalmente dopo un lavoro interiore che porta soddisfazione a livello concreto, dando anche agli eventi una direzione positiva dove l'inclinazione favorisce il movimento, lo scorrere di qualcosa che qui in pianura non trova più ostacolo, vediamo se ce la fa. Quindi la distanza è funzionale affinché lui faccia chiarezza dentro di sé, d'altronde se deve arrivare la consapevolezza della carta del Buddha è ovvio che deve fare chiarezza dentro di sé ed è un lavoro interiore, tant'è vero che raggiungeva la maestria con la carta di Osho e la luna sulla testa, lì dove ogni volta che c'è in questo mazzo un grembiule richiama il concetto anche massonico del maestro che ha imparato un'arte, l'arte, la grande opera, sta compiendo una grande opera dentro di sé e lavorando di particolare cesellatura, quindi di conseguenza all'inizio i frutti che verrà vedrà non verrà, vedrà giungere e man mano che maturerà con i frutti una consapevolezza non saranno ancora tali da convincerlo e non ne sarà totalmente soddisfatto, ma poi piano piano agirà in prima persona per migliorare ciò che di suo arriva, ma arriva in un certo modo.
non del tutto perfetto. Quindi questa distanza, tutti gli ostacoli, il silenzio, il fatto che non comunicate ancora è funzionale affinché lui sia costretto, non vedendoti fuori, a cercarti dentro e più si bazzicano all'interno, più bazzica all'interno di se stesso e più raggiunge quella consapevolezza di cui parlavamo prima. Ora, continuiamo. Lui quindi, dopo tutta questa fatica e questo impegno, finalmente ti raggiunge? Assolutamente sì, perché il viaggio porta verso il proprio mondo, la quadratura del cerchio e la stabilità interiore ed esteriore, chiudere un ciclo, iniziarne un altro, e ogni qualvolta si fa una domanda netta, sì e no, viene fuori la carta del sole, la carta del mondo, determinate carte, soprattutto al dritto, sono un gran sì. Quindi in questo caso è solo questione di tempo, ma questo tempo è funzionale a maturare e far maturare. Quindi voler rompere l'uovo da fuori prima che possa manifestarsi il contenuto è uccidere una possibilità. Lasciare che tutto resti dentro fino a quando non si irradia fuori, come nella carta del coraggio e della manifestazione, no? Di quel piccolo fiore, ecco, vuol dire generare la vita. Generare la vita vuol dire dare un grande spintone agli eventi e far sì che possano procedere in avanti. Quindi la domanda ora è: loro due si lasceranno di conseguenza? Perché se torna da te, oppure vuol dire che lui recupera una libertà tale, grazie alla quale, seppur come amante, non in un impegno ufficiale alla luce del sole, comunque può tornare da te e può riprendere con te. Quindi andiamo a vedere di conseguenza se le carte suggeriscono e poi indaghiamo sul fatto che lei possa aver scoperto ed essere la causa di questo allontanamento e di questa chiusura, di questo silenzio, di quello che è accaduto tempo fa. Quindi andiamo a vedere se tra di loro la situazione si interrompe. Innanzitutto subentra l'amante. L'amante ovviamente non è l'amata, non è donna ufficiale ed è un amante paziente che sembra tenere il posto al suo amato. Inoltre, un amante con il cuore trafitto, quindi una donna innamorata. Il tuo esistere e il tuo rimanere connessa a lui, anche se nell'oggi non c'è una corrispondenza oggettiva tra il desiderio e la concretizzazione dello stesso, e l'amante desidera, il desiderio è visualizzazione, la visualizzazione attiva la legge di attrazione che determina il contesto in risposta. Allora, rimanere proiettati l'uno verso l'altra, e per le carte questa cosa è in essere, farà sì che quella distanza si possa ridurre con il tempo a zero. E lì dove i corpi sono ancora distanti, tu guardi lui e lui nella carta del rimandare guarda l'orizzonte cercando te, nella carta della proiezione i corpi sottili sono molto più vicini. Quindi loro due si lasceranno, la storia ufficiale si interromperà, il bambino e la vecchiaia, che si danno però nell'ordine della nascita, evoluzione, vecchiaia va verso la morte, quindi il cambiamento, uomo di legge e ladro. Più che la fine della storia in maniera ufficiale ci sarà il suo muoversi verso di te, cercando di non lasciare ovviamente tracce, di non poter essere accusato di nulla, oppure con un atteggiamento tale, un coraggio tale da poter affrontare in caso di accuse e dito puntato contro, difendersi, affrontare appunto le accuse stesse. Potrebbe quindi esserci stata già discussione tra di loro nel passato circa quello che lui può aver fatto alle sue spalle, perché l'inclinazione ad agire alle spalle di questa donna effettivamente c'è, cioè non è un santo. Poi possiamo dire che le motivazioni sono umanamente comprensibili e non lo giudichiamo, e in questo caso cosa andiamo a tirar fuori? Effettivamente lui non può e non potrà a breve allontanarsi in maniera definitiva e soprattutto ufficiale. L'uomo di legge può avere a che fare anche con l'idea dell'eventuale separazione, magari, no? Legale in che senso? Dichiarata, parliamone, però no, l'atteggiamento ancora quello di un po' dissimulare, però all'interno della coppia si genera e aumenterà con il tempo il malessere. E il malessere è tanto per la mancanza di una persona che non ho più al fianco,
o quanto potrebbe essere il malessere per il ridimensionamento della relazione che da relazione ufficiale di molto tempo prima può trasformarsi sì in un affetto, però qui abbiamo un'amica, non abbiamo un'imperatrice, non abbiamo una compagna di vita, anche se poi all'atto pratico condividono gli stessi spazi e buona parte del tempo. Però vediamo un attimo, lei ad oggi sospetta di lui e poi vediamo se ha sospettato nel passato. Lei sospetta di lui, il pensiero c'è assolutamente sì, e qualcosa aveva scoperto, sì, aveva scoperto cose. Allora, ora cerchiamo di comprendere se nello specifico questa donna all'epoca ha scoperto proprio di voi, quindi se ha la consapevolezza e la certezza di chi è stata la donna con la quale lui, diciamo, ha avuto questa situazione. Però il fatto di aver scoperto qualcosa di strano, quantomeno gli indizi li ha avuti, però sinceramente qui è una vera e propria sorpresa l'aver messo a nudo qualcosa che ha a che fare con un atteggiamento che può non aver condiviso al 100%. Quindi prima si è insospettita e poi ha cominciato ad indagare. Quindi vediamo se questa situazione è stata la causa del blocco, del silenzio e dell'allontanamento. Potrebbe essere stata questa la causa o una delle cause principali? Assolutamente sì, questi hanno discusso, litigato, si è arrabbiata, si è letteralmente incazzata. Quindi qui c'è stata una mezza fine del mondo. Però poi che cosa è successo? È stata lei ad imporsi e quindi lui con la coda tra le gambe ha dovuto accettare, non accertare, accettare il verdetto del campo? Beh sì, guarda, se non ha il guinzaglio poco manca. Qui nella carta della fedeltà è la fedeltà dovuta al rapporto ufficiale, quindi o lei sta lì di punta e lo è stata per molto tempo e lo è tuttora. Perché? Perché in questo mazzo qui abbiamo gli abiti di un militare, però in questo mazzo il militare è un uomo che va in conquista non di una situazione bensì di una donna. Quindi quando vado in conquista ho quel tipo di abito e di abitudine, se lei mi priva di quell'abito è come se mi stesse privando di quell'abitudine, mi stesse costringendo ad avere un comportamento diverso. Quindi in questo caso la fedeltà è un'imposizione, lo ha costretto, ma hanno discusso pesantemente. Ora, lei ad oggi sta ancora così sul chi va là o ha un pochettino mollato la presa nei suoi confronti? Non si fida assolutamente, no, no, non si fida neanche un po'. Quindi il nemico dentro casa, io sono convinta, ti direbbe lei che se tu avessi la possibilità rivolta a lui, il colpo alle spalle me lo daresti, il tradimento, un colpo a tradimento, quindi lo tiene sott'occhio. Vediamo meglio però, proviamo a fare la domanda circa il fatto che lei possa aver avuto conferma di chi è stata, chi era questa donna. Quindi vediamo se è rimasta sul vago una donna o quella specifica donna. Vediamo meglio. E poi com'è la situazione ad oggi tra di loro, se lei sta davvero così sul chi va là. Allora, lei ha avuto la certezza, la conferma della donna, momento per momento, rallentare, guardare, si è insospettita. Allora, non ha la certezza, però lo osserva, e perché lo osserva ogni tanto gli dà un po' di gioco alla catena, no? La possibilità di muoversi un po' più del normale. Lo fa per quale motivo? Per osservarlo, per studiarlo. Cioè, è come se lei stesse cercando di vedere se lui prima o poi si tradisce e si tradirà. Allora, la situazione in questo momento è un po' migliorata, quindi lui ha maggiore margine d'azione, ma non si incammina ancora, però nella sua mente il desiderio c'è, ma è un rimandare. E lei gli lascia spazio e tempo e modo anche di compiere il passo sbagliato, ma lui il passo sbagliato non lo vuole fare assolutamente. Quindi lui fiuta quello che lei pensa e lei lo osserva sperando di coglierlo con le mani nel sacco.
Quindi, anche se non ha avuto la certezza di qual è stata la donna, lei non ha dimenticato e tuttora vorrebbe scoprire chi è questa donna. E quindi lo osserva per capire questa cosa. Evidentemente percepisce anche che questo uomo è tenuto alla catena e resta lì solo perché è costretto, perché altrimenti con la mente e con il cuore, ma anche con i piedi, si dirigerebbe da un'altra parte. Di conseguenza, lei sta proprio così sul chi va là? Confronto, osserva e paragona, condivisione di che cosa? Ah, la sua idea è questa, che se lo lascio libero, una rigidità minore nel corso del tempo, lui il passo falso lo fa e prima o poi si riavvicina a questa donna e io riesco a fare luce su che cosa è successo. Ora vediamo che cosa ti consigliano le carte. Quindi lei lo sta osservando, assolutamente sì, lui sa di essere osservato e per questo resta buono. Però la dinamica che lo lega a te e che lo tiene bloccato comunque con il pensiero nella tua direzione è una dinamica karmica importante. Di vite passate e quindi di conseguenza prima o poi quello che è andato in frantumi di nuovo la carta mondo rimetterà assieme tutti i gocci. Ora, qual è l'atteggiamento migliore da avere per te? Che tipo di atteggiamento ti consigliano le carte? Qual è l'atteggiamento migliore da avere per te? Qual è l'atteggiamento migliore da avere in questo momento? È saper sopportare questo blocco in vista della riuscita futura, perché ad oggi non si sblocca nulla, no? Richiama un po' Excalibur. Quindi arriva quest'uomo nel momento giusto, potrà tirar via questa spada. Adesso siete inchiodati l'uno all'altro, ma è una sorta di immobilità. Però ecco il mondo, ma non è un mondo semplice da vivere. C'è una carta piuttosto complicata che dice che alle spalle ancora c'è una situazione complessa, che ci sono tanti ostacoli da affrontare, situazione sospesa, poco margine d'azione, ma lui cerca te. Quindi il consiglio delle carte è davvero di avere tanta, 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 tanta pazienza e indicare il cammino perché solo così ti potrà seguire. No, vabbè, io la chiudo così. Perché carta di apertura mazzo e conclusione è un percorso circolare, da voi si parte a voi si torna, bisogna solamente dare tempo agli eventi affinché si possano manifestare e nel manifestarsi concretizzarsi, comunque questo neanche a calcolo di probabilità. Aspetto riscontro. Un bacio. Ciao.